ce la faremo a finire questo video? Non lo so. Dicevo, questa per la terza volta è fatta così con tutti i charms, molto carina. E secondo me l'estate è carinissima. L'avevo vista tantissimo su Wish, su AliExpress, dove io tra l'altro non acquisto su AliExpress, acquisto solo su Wish perché mi sono imbruttita tutto a un tratto. Cioè, veramente, scusatemi. Guardandomi mi rendo conto e dico: ma voi dovete vedere questo, vabbè. Allora, tagli è tutto, poi Piazza Italia, no, prima facciamo questo, Cappello Point, che c'è anche lo shop online, allo store online, cappellopoint.it, sito internet, shop online. Ho preso questa maschera, No Yellow di Recta, maschera colorante ristrutturante dal riflesso argento, da provare quando lavo i miei capelli, questa qui, speriamo che... Ti lasci bene i riflessi, un antigiallo, sono diventati, ok, non lo so, vi farò sapere. Dice praticamente, espande le possibilità di giocare col colore. Pigmenti concentrati donano un riflesso che si intensifica all'aumentare del tempo di posa. L'olio d'oliva, zenzero, burro di cacao completa l'azione donando nutrimento a capelli luminosi, corposi e ristrutturati. A capelli lavati e tamponati, applicare usando i guanti protettivi. Lasciare in posa dai 5 ai 20 minuti. Faremo magari... Per iniziare un 10 minuti proverò, perché non voglio esagerare, però sono curiosa di provarla. Non so se voi conoscete già questa marca, Oyster Cosmetics Professional, era comunque scontata, quindi ho voluto provarla. Io ho usato quello di L'Oreal, lo shampoo antigiallo, che adesso ho finito, però questa mi sembrava più completa, perché quello è solo uno shampoo, invece questa sembra che abbia anche dei pigmenti migliori, magari rispetto a quello di L'Oreal, che di pigmenti mi sa che non ne ha. Vi farò sapere comunque se volete curiosare, io l'ho pagata 6 € e costava 7,70 € e l'ho pagata 6,16 €. Ci sta comunque gli ml, sono 250, quindi ottimo. Vi farò sapere quando li lavo. Sono stata poi da Piazza Italia. Da Piazza Italia ho trovato, perché sono così luminescenze, non voglio essere luminescente, cioè nevica, ma cioè... Era così buio prima, adesso è ritornata una luce pazzesca. Vabbè, e sta pure nevicando, quindi vabbè. Sapete che io odio la neve. Ho preso questo da Piazza Italia, c'erano degli scontoni pazzeschi. A 5 euro ho preso questo bellissimo vestito, che secondo me ha fatto molto bene. E l'ho accostato ai miei capelli grigi e mi sono innamorata del maculato più grigio. Se vi sembrerà un po' eccentrico, pazienza, vi ci farete l'occhio. Guardate che meraviglia, un po' trasparentino, però guardate. Cioè... Beh, lasciate perdere il rossetto verde, però guardate che carino che è il grigio con il maculato. L'abito è fatto molto bene, a mio avviso è molto meglio di quello che c'era tipo da Ismara di Heidi Klum. Ha questo simpaticissimo finale polsino dorato così, che mi piace da morire. E poi cioè, c'è l'elastichino in vita da portare con una fusciacca e c'è la gonnellina così. E questo io non lo so, mi sono davvero innamorata di questo vestito. Per 5 euro e siccome mi sono talmente innamorata che ho voluto prendere anche la maglia che non è molto, cioè la fantasia è praticamente identica, ho preso la taglia M però costava 2,50 € a posto che 17,90 €. Il vestito invece costava 24,99 €, quindi mi sembrano degli ottimi saldi, quindi fateci un giro da Piazza Italia che adesso ci sono le cose buttate giù, guardate che meraviglia, cioè non lo so, magari a voi non piace, però a me sinceramente con mi piaceva già anche col platino, però col grigio mi sta piacendo molto l'idea di poter utilizzare il maculato. Anche questa ha il polsino sempre con lo stesso principio, dorato in fondo, e è una blusa così da portare con i pantaloni a vita alta, da portare con le gonne, da portare con tutto, anche fuori, dentro, siccome è morbida, sono quelle bluse che si prestano ad un sacco di outfit e da sola di per sé.